momento di incontro per verificare quali sono le condizioni all'interno di questo comparto produttivo e poi, perché no, chiaramente un riferimento a quella che è il nostro territorio, che è stata rappresentata per quella che sono le novità legislative dalla dottoressa Morgante, che ha illustrato anche la nuova legge regionale che contribuirà nel momento in cui il Consiglio regionale attraverso la sua Commissione dei Trasporti delibererà un regolamento attuativo, ci sarà la possibilità di un contributo regionale a tutti quelli che saranno vettori e quindi sostanzialmente si consentirà un contributo a tutti coloro che trasferiranno una vezione dal trasporto, dalla gomma al ferro. Abbiamo iniziato a comunicare che siamo arrivati a buon punto all'interno di questo studio, che si tratta, lo abbiamo denominato Rola, cioè vale a dire la possibilità di superare anche quegli ingorghi e quegli imbuti che ci sono oggi e che registriamo sulle nostre autostrade, ma non solo ed esclusivamente per questo, ma anche per trasferire sul ferroviario quanto più possibile dalla gomma, quindi al trasporto cargo. Abbiamo avviato uno studio con Regione Abruzzo e RFI per poter immaginare, diciamo, dal termine di questa pausa estiva, una nuova relazione che possa accompagnare anche, perché no, fino a Bologna questo trasporto di camion, di gomma, insomma. Mi sento in dovere di fare i complimenti all'amministratore di Sangritana, Pasquale Di Nardo, al presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, che insieme con un'ottima strategia e sinergia hanno fatto sì che oggi questo territorio riacquisti un ruolo baricentrico rispetto a un territorio, diciamo, quasi nazionale. Questa sera ci sono i player più importanti a livello nazionale del trasporto su ferro. Noi come Regione Abruzzo qualche settimana fa abbiamo approvato un piano delle infrastrutture strategiche e credo che lo sviluppo di una regione passi soprattutto in base allo sviluppo delle infrastrutture. Noi ci crediamo, lo stiamo dimostrando, anche perché abbiamo il dovere di in qualche modo ridurre quel gap che c'è tra la Regione Abruzzo e le altre regioni del nord a livello infrastrutturale, perché oggi tantissime aziende che stanno qui in questo territorio, nella nostra regione, hanno delle difficoltà nella logistica, hanno delle difficoltà nel trasporto merci e noi dobbiamo essere bravi a superare questo gap, perlomeno arrivare alla pari delle altre regioni. Nel trasporto di gomma, diciamo, abbiamo diverse problematiche. È chiaro che abbiamo una situazione lungo la 14 che è quasi imbarazzante. Il presidente Marsiglio in più occasioni, diciamo, ha sollecitato anche il ministro, l'attuale governo. Speriamo di risolvere al più presto questa problematica. È chiaro che noi paghiamo, come detto prima, a livello infrastrutturale un gap importante, sia a livello ferroviario, quindi su ferro, ma anche su gomma.